Il nostro vescovo, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, ha celebrato questa mattina nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta la solennità di San Giuseppe, anticipandola ad oggi in quanto coincide quest'anno con la quarta domenica di Quaresima. Il tradizionale pontificale dunque si è celebrato questa mattina nella chiesa abbaziale di Santa Maria alla Spezia, la più antica parrocchia cittadina. Quando si guarda al sì di Maria, occorre pensare anche al sì di Giuseppe al progetto di Dio. Giuseppe assecondò il consiglio dell'angelo e contribuì alla opera della redenzione. Vincendo ogni umana prudenza, osò resistere alle convenzioni sociali e ai costumi del suo tempo, facendo trionfare l'amore, accogliendo accanto a sé Maria e il frutto del suo grembo Gesù. San Giuseppe è patrono della Chiesa Universale e anche di innumerevoli altre realtà e istituzioni. Lo ha ricordato anche il nostro vescovo nel pontificale celebrato questa mattina, ma sentiamo qualche brano della sua omelia. È un momento importante, è una tappa decisiva della nostra vita, perché Giuseppe è posto a custodia della Santa Famiglia, ma è anche posto a custodia della Chiesa, la grande famiglia di Dio. Ecco perché oggi noi non facciamo semplicemente memoria di un fatto del passato, sia pur fondamentale e importante nell'accoglienza dell'opera di salvezza, ma ci affidiamo all'intercessione in un presente, perché oggi Giuseppe continua a intercedere per noi. Noi sappiamo innanzitutto, e tutti gli anni lo ripetiamo, che di Giuseppe non abbiamo nessuna parola. Ecco allora quale grande figura per la nostra vita, innanzitutto per l'intercessione che lui pone a noi, ma anche per la nostra vita come modello di quel fiume di parole che normalmente usiamo, magari per il bene, certamente per la convinzione, e che di fatto spesso stufano semplicemente le persone che ci ascoltano. E invece questo richiama un silenzio operoso, a un silenzio che muove Giuseppe. Giuseppe non sta fermo, non è un contemplativo fisso. È colui che riceve la parola e la trasforma subito in un gesto salvifico, perché è parola di Dio. È un silenzio che sa far tacere le parole proprie per lasciar passare le parole di Dio. Ecco, l'accogliamo così e ne invochiamo l'intercessione assieme a quella della sua sposa, la Beata Vergine Maria.